Ciao a tutti ragazzi da Giraffarim e bentornati. Oggi diamo inizio ad un nuovo episodio di Crash Bandicoot 2. L'ultima volta abbiamo completato il secondo set di livelli, adesso ci tocca fare il terzo. Allora, R1 su, ok. Perché già non ci gioco da una settimana e ovviamente mi sono dimenticata tutto as usual. Il primo livello sarebbe Plant Food. Ok, cosa succede? Ben fatto, Crash. I Grazie. fratelli Komodo non erano certo alla tua altezza, ma non montarti la testa. Rimangono ancora molti cristalli da raccogliere. Ricorda, il mondo conta su di te. Ok, vabbè, allora iniziamo il livello. Suggerimento: vai più veloce del timer e otterrai una gemma speciale. Ovviamente per il momento a noi non interessa, quindi completiamo il livello normalmente. Caricamento. Perché già questa musica mi mette ansia. Benissimo, benissimo. Primo fail in 3D1. Che culo, culo, culo. Vediamo quante vite ho, 34. Ovviamente io sento le voci dei miei e mi distraggo pure. Vabbè. Sottigliezze. Piripipi. Schiatto. No. Ok, culo. È che oggi sto avendo così tanta fortuna. La cosa è proprio... Ah, ecco. No! No! Bellissima questa. Vabbè, e poi così, vabbè. Non ho parole. Attenzione. Pianta, levati. Pianta, levati pure tu. Andiamo a fare il bonus. Allontaniamoci. Non mi pigli. Ouch. Pigliamoci sta vita. Crash, non spoilarmi. Giusto adesso. Ok. Suga testa male, ok. 12 di 12, ok. Qui abbiamo preso tutte le casse. Vediamo se riusciamo a prendere tutte le casse del livello. Almeno ottieniamo anche la gemma di completamento, quella bianca. Su del nabo. Andiamo. Non schiaccio sicuro. Lo so, me lo sento, ma ancora zon! Culo. Allora, prima andiamo su perché poi tanto se scendiamo non possiamo più tornarci, quindi non possiamo più risalire. Meglio fare prima questo, se non muoio. Attenzione. Combo breaker. Ok. Ma io sto parlando, ma il coso è on, dimmi che è on, sì, ok, mamma mia che fail avessi il microfono off, ragazzi. Beh. Ma Crash, ma che mi fai? Ma non ce la fai, non ho mangiato oggi. Muoio. No. Ora faccio una cosa, vediamo se... Sudore. Attenzione che non sono morta nemmeno una volta in questo livello. Attenzione, ho preso tutto, non ci credo. Va bene, va bene. Jill Pro Team per una volta, eh. Mi hanno dato piuttosto di culo, appunto di fortuna, però. Shh, non lo diciamo a nessuno. Dai, caricati. Vediamo se riesco a fare anche questa volta tutto il set di livelli. Insieme al boss in un video solamente. Oddio, dal culo un'altra volta. Crash, ma cachi gemme, ma beato te. Sewer later.
Ok, suggerimento, ottieni la gemma gialla altrove per sbloccare un nuovo percorso. Ok, se non sbaglio la gemma gialla. Noi quella abbiamo preso l'altra volta, la verde e la gialla, non ricordo, ecco, la mia memoria che al solito è in difetto. Allora, già lo so, me lo sento, in questo livello morirò 50.000 volte, no, mamma mia! Oddio, vabbè. Ma pure il tizio con lanciafiamme, levati, fare un Ghostbuster. Concentration, fatto. No, no, voglio la maschera. No, no. Torniamo qui. Allora, attenzione, mi devo concentrare, attenzione. Ecco, 3 ore per fare sto pezzo e poi schiatto sicuro. Scommettiamo? No, lo sapevo, lo sapevo! Mamma mia, mamma mia! Ok, ancora concentration, saturation. Mamma che culo! Ma cos'è oggi? Io non lo so, ho avuto il master proprio in fortuna. Ecco. Va bene. Bene, così a noi ci piace, ragazzi. Lady Luck a me. Ma perché? Ma dai. Vabbè. Meglio questo, perdere la mascherina anziché morire. Perdere Aku Aku. E lui è Aku Aku? Sì, Apro Uka Uka, giusto? Vabbè. Uno dei due, insomma. Oh Gesù, quello che c'è qua, non mi gusta per niente. Ok, ci provo. Porco. Tua mamma, Crash. Vabbè, ci riproviamo. Ecco, la fortuna è durata quanto? 5 minuti? Dai. Vediamo quante volte devo schiattare qui. Dai, dai, Crash, dai, non fai larmi. Ecco, bravissimo, bravo, mi gusta. Tanto so che aspettate tutti i miei fail, io lo so. Che cercate questo da me. Fail su fail, invece io no, non ve li do. Ok, continuiamo. Che cavolo, che faccia lei? Ma così? Allora, dai, l'ultimo. Tanto non stiamo facendo le prove a tempo. Tra l'altro ancora devo fare le prove a tempo. L'ho completato al 100% nella prima run, però appunto devo fare solamente le prove a tempo per platinarlo. Ho provato il secondo livello e già mi sono bloccata lì. La mia pronagine. Anche perché c'è un margine di errore proprio quasi nullo. Wow! Bravo! Allora, prima andiamo qui, ci sono le mele, ecco. Ci suggerisce di andare forse. Ma perché sei un Cristo? Stavo per dire infame, ma queste cose non si dicono. Allora, dobbiamo tornare indietro ad attivare. Vabbè. Le bestemmie, ragazzi, no, noi siamo bravi, siamo brave persone, ecco, queste cose no. Vabbè, oggi è la giornata delle bestemmie, non ho capito. Tra l'altro non posso pure urlare perché da me c'è gente. È da tanto che non registro video per un modo o per un altro, forse. Sì, Vale, sì, comunque, stavo dicendo che da un po' che non registro video, appunto, ecco, sono obbligata a farlo adesso.
soprattutto colgo l'occasione quando non c'è il mio nipotino che fa i capricci in casa. Porco basta, troppe bestemmie oggi, ma cos'è? Basta. Ok. Un po' di meditazione. Queste cose non si dicono. Tra l'altro io non ho detto niente. Se voi avete capito quelle cose, non è un problema mio. Allora, un'altra volta dal culo, ma Crash, ma che cacchio mangi a colazione? Chi è? Crash, Coco! Grazie al cielo! Sono entrata nel computer di Cortex e ho trovato i piani per un vortice Cortex ancora più potente e una stazione spaziale dall'aria sospetta. Non ne sono certa, ma temo che voglia... Temo che voglia, poi ovviamente si interrompe sul più bello, vabbè. So dettagli, Beer Down, un brutto presentimento. Vediamo cosa dice il suggerimento. Premi ripetutamente corsa prima di un salto per saltare più lontano. Grazie del suggerimento, lo sapevamo già, ma vabbè, grazie ugualmente. Dai, sbrigati che qui si fa tardi. Sto registrando già da 11 minuti. No, quale cazzo? LOL. Meno male che ho letto il suggerimento, però. Ecco, se non sbaglio, la versione PlayStation ti faceva accelerare con R2. Infatti io cerco sempre di premere quello per correre con cinese. Pure oggi sono cinese, ragazzi. Comunque dicevo, invece il tasto è il cerchio per correre più veloce. Non ci sono. Tutto quello che sto facendo. Crash, bravo. Fin qui tutto ok. Bastardi, mi volevate. No, l'ho mancata una, peccato, perché. Ops. Non l'ho fatto di proposito, Anche perché sicuramente rimancherò con la tassa. Quindi. Non l'ho mancata, attenzione. E fin qui tutto ok. Mi arrivano messaggi, attenzione. Ok, io sto per infartuarmi, ve lo... No, ma Gesù, ma perché? Ma era lì, ma com'è che non l'ha rotto? Ci è passato attraverso. Vabbè. E non ci riproviamo perché, scusate, abbiamo preso tutte le casse fino ad ora per consentire di lasciarle. A questo punto prendiamo pure la gemma bianca, visto che ci siamo. Mamma mia. Ok. Porco Giuda, pensavo stesse per alzarlo, vabbè. Attenzione. Io li odio sti livelli, ma proprio li odio. Pigliala. Ok, abbiamo finito, mi sa, sì. E abbiamo preso pure tutte le casse. Allora, ragazzi, volevo dire, per chi fosse interessato, comunque non lo sapesse, che saltando su queste piattaforme e arrivando sulla piattaforma centrale, quella, l'iceberg praticamente, vi teletrasporterà in un altro livello. Però per adesso a noi non importa, quindi ecco. Andiamo avanti, let's go, the show must go on. Tuturutum. Ragazzi, 15 minuti di registrazione, penso di farcela, abbiamo fatto già 3 livelli, ne mancano 2 più il boss, quindi sì, dai, una mezz'oretta, spero di non morire a ripetizione nei prossimi livelli, ma che cavolo, indigestione, Crash.
Vabbè, ti faccio fare la danza adesso, dai. Così vomiti altro, magari. Ok, Road to Rome. Andiamo. Ah, questo livello, se non sbaglio, è abbastanza difficile. Mi pare di ricordare qualcosina. Anzi, forse no, perché questo è il terzo set, non il quarto. Ecco. Qui le cose sono difficili, ma poi iniziano ad essere anche peggiori. Oh. Me volevi pregare, stronzo. Ok. Scusate se non sono molto loquace, ma sto concentrando perché è abbastanza tosto. Cioè, questi livelli delle rovine per me sono abbastanza tosti. Ciao, pure tu hai mangiato piccante oggi. Ecco. Questa è la piattaforma per andare nel percorso della morte, o della muerte, come piace chiamarlo. Però noi completeremo il livello normalmente. Così prendiamo Cristo di un dio sbagliato. Vabbè. In modo da prendere... niente. Il livello è basso, che cavolo. Vabbè. Anche perché tutte le casse non riusciremo a prenderle adesso, a romperle. Ok, un brutto presentimento, non voglio farlo, però sono costretta, quindi Crash, vai. Ma Crash, cosa fai? Perché scivoli così? Ma vabbè. Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Attenzione, attenzionino. Combo. Vediamo di morire malissimo qui. Perché ricordo ci fosse un percorso bonus nelle rovine. Veramente difficile, ma io ho sudato. No, non è questo. È il prossimo. Ho sudato nel farlo quella volta, veramente stavo cristonando in aramaico. Attenzione. Dai Crash, dai che ce l'hai fatta. Scappa tutto. Ecco. 13 di 13, benissimo, anche se non ce ne frega nulla. Visto che per completare il livello con tutte le casse bisognerebbe rifarlo. No. Ok. Ma però, tanto cibo, buono cibo. Non l'avevo manco visto qualcosa. La mia cecità, ragazzi, sta raggiungendo livelli assurdi. Vabbè, abbiamo finito il livello. Bene. Non l'ho preso il cristallo finito. Cioè, così due secondi fa non ne ricordo nemmeno che ho preso il cristallo. Vabbè. Sto dettagli. Vediamo così almeno se riesco a registrare Crash. Un video di Crash, poi passo ad Until Dawn. Anzi, Until Dawn, perché è differente. Vabbè. Ok, unbearable. Questo è il livello con l'orso polar. Al contrario, con la telecamera in faccia. Oh mio Dio, no, ti prego, dimmi che non è quello. Non ricordo. Non rimembro. Non ricordo. Questo gigante prima un passaggio. Ok. Ah, non è forse quello, no. Vabbè, comunque non ce frega, andiamocene, grazie. Inutile porsi domande per le quali non abbiamo alcuna risposta. Ma perché? Stati zitta, non parlare, Gil alla Valentina. Mi scivo al controller.
Sto sudando. Ok. Fin qui tutto a posto. Bella la musichetta, eh? Ti fa venire giusto quell'ansia. Ecco, che ti mancava. Gesù, no. Beccati questa. Allora, il passaggio, se non sbaglio, è proprio lì. Quindi, allora, prima prendiamo questa gemma. Se non sbaglio è questo il passaggio, proprio. No, non è questo. Sì, è questo il passaggio. LOL, lollissimo. Solo che mi sa che ho fatto una cazzata, perché morirò 20.000 milioni di volte qui. Mamma mia, mele. No, è proprio qui, allora, vediamo. Vediamo di fare... Oh, Gesù! Bulbga! Aiutami tu, Bulbga! Allora, scendiamo giù. Che cavolo! Sto per suicidarmi. Ok. No! Gesù! No, ma dai! Io direi... Vabbè. Sì, lo faccio per voi, solo per voi. Che tanto io... La prima run l'ho già fatta, sta roba. Però ecco, siccome so che vi divertite e godete nel vedermi morire, ti accontento. Visto che fino ad ora non ci sono stati tanti fail, eh? Oh, ma ce la fai, Crash? Cioè, ma io non lo so. Oh, cazzo. No, l'ho preso qui. Ma allora perché sei demente? Vabbè. Attenzione, siamo per morire. Porco! Cosa ho detto io? Magari ce la faccio a finire tutti i sette di livelli in mezz'ora. Eh sì. Poi mi è venuta la brillante idea di fare pure questa parte. Perché non me ne dai un'altra di mascherina? Tu il piazzo. Ok, benissimo. Benissimo. Suca. C'è qualcosa lì. Vedi pure l'altra. Perché noi dobbiamo andare giù. Però rompere pure quello, altrimenti. Ma no, ci sono quelli col coso. Come ho fatto? Ecco che muoio. Ma no, hanno preso per il culo. Mi sta proprio prendendo per il culo, che devo cadere veramente lui, eh? Attenzione. Oh. Go.
Concentration, saturation, la pista di tono. Oh, che bello, che bello. Mi ha dato il cosetto, la mascherina. Bene. Benissimo. Però ora me ne dessi così tante. Ecco, fuori una. No, 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 che sto facendo? Tu crepi, bastardo. Tutto è qui. Volete vedere come schiatto? Volete vedere, eh? In 3D1. E invece no. E invece no. Vabbè, mo schiatto ora. Facciamo così e facciamo prima, perché già è tardi, dai. Continuiamo il livello. Ma questo è l'ultimo? O il... il quarto, mi pare. Ecco, avrei dovuto premere prima il cosetto e poi tu farmi giù a fare il livello bonus. Cioè, non è il livello bonus, comunque l'altra parte del livello. Ecco. E io non ricordavo molto questo piccolo dettaglio, proprio insignificante. Vabbè, in caso, ragazzi, dovete farlo voi. Vi conviene prima rompere, cioè attivare la cassa nitro. E poi fare quel pezzettino. Ok. Prendo manco le mele, perché già cresce a mal di pancia qui. Meglio evitare. No, 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 sto perdendo terreno. Non ricordavo questo dettaglio, nemmeno questo. No, aspetta, ma meglio. Mi scivola il dito. No, Crash, vai, vai, corri, corri, corri. Crash, il mal di pancia. Eccolo, eccolo, lo stesso Polar. Benissimo. No, 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 no. Cazzo, Crash, dovevi saltare. Ma comunque io ho premuto X, eh? Non ve lo volevo dire, però. Però ha delle risposte proprio questo gioco ai salti, che è meglio non venire a conoscenza, eh? Non provatelo. Don't try this at home. Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta finalmente a finire questo livello. Oh, grazie, grazie per la ricompensa dopo aver sudato così. Tum, tum, tum. Caricamento. Mi sa che c'è un altro livello da fare. Non so se faccio in tempo. Vabbè, dai, ormai, pure se... faccio un video di 40 minuti, vabbè. Eccola. Te l'ho detto io che non dovevi mangiare la peperonata di sera, Crash. Però tu non mi ascolti mai. Mio caro, sei addirittura d'arrivo. Ma avrai notato che le cose si mettono male. Più le cristalli saranno i più difficili da raccogliere. Ma non me lo dire, guarda, già non l'avevo notato. I nostri nemici cercheranno di fermarti. Ti contatterò quando avrai completato la prossima stanza del teletrasporto.
Arigato, Nitos. Engine. Ah no, è il boss. Ok, dai, facciamolo, 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 facciamolo. Facciamo il boss. Non presta attenzione a quello che lo circonda. What the fuck? Ragazzi, immaginate se fanno anche Crash Team Racing in HD, proprio. È pure online. Impazzirei. Oh Gesù, io qua morirò 14.000 milioni di volte. LOL. Ok. Levati da qui, Crash. Porco demonio! Pure te! Ma proprio sei un coglione! Lollissimo! Su, Katayni! Mettini! Vabbè, comunque lui. Turu 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 turu. Turu 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 turu. Cerchiamo di fotterlo, Crash. Infarto. Mo schiatto sicuro. 100%, me lo sento. Porco. Vabbè. Dai, muoviti a morire. Che palle. L'ho fatto più easy la prima volta. Perché? Proprio, non lo so. Cercano in tutti i modi di ammazzarmi. Attenzione, Craig. Pay attention. Oddio, oddio, Crash. Ok, l'ho fatta. Para 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 pam. Vieni qua, bel. No. Infarto, datemi l'ossigeno. Ce l'abbiamo fatta, dai. Benissimo, suca. Para 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 pa. Para 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 pa. Para 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 pa. Ok, basta, stop. Ho sucato un pochettino nella parte finale, ma l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Caricamento. Ok, cambierò e noi andiamo su. Non so se abbiamo. Oh mio Dio, non mi piace, non mi piace. Qua si mette veramente male. Cold Crush Ruination. Ruination, se non sbaglio, è il livello è il livello col livello bonus che mi ha fatto bestemmiare. Vabbè, se volete vedere, sentire appunto, vedere i miei fail e sentire le mie bestemmie, vi rimando al prossimo episodio di Crash Bandicoot. Noi per oggi ci fermiamo qua, vi saluto, vi ringrazio ancora per supportarmi al solito, mi raccomando commentate e mettete like, tra l'altro tra parentesi, come ho già detto prima, a me piace tantissimo leggere i vostri commenti e cerco sempre di rispondervi quando mi è possibile. Bene ragazzi, alla prossima, ciao da Girafatini.